In compagnia di coach Massimo Ricciardi, prepartita della gara del Maddaloni che disputerà domenica a Venafro. Ti chiedo subito come avete lavorato in settimana. Ci portiamo comunque appresso l'infortunio di Chiavazzo, non sappiamo se è domenica è disponibile, abbiamo qualche problemino con Luciano che sembra essere superato, ma in ogni caso Venafro è una partita, contro Venafro deve essere una partita contro la quale dobbiamo cercare di portare a casa i 2 punti e ci consente di metterci una posizione di classifica un attimino più comoda, con la speranza di recuperare poi dopo tutti gli effettivi per il proseguo del campionato. Con Venafro ormai ci si gioca contro da 3 anni, sempre delle sane battaglie agonistiche. Che clima ci si aspetta lì a Venafro domenica? No, ma contro Venafro, come hai detto tu, le partite sono state sempre intense, in questo io direi un fatto positivo. Il clima sicuramente è sereno, disteso, come è sempre stato, è normale che in mezzo al campo tutti vogliono vincere, per cui si fa tutto in maniera lecita, quanto è possibile per portare a casa i 2 punti, ma sempre nell'interesse della sportività, senza andare oltre, cose che non è stata mai fatta né dall'una né dall'altra parte. Infine, domenica è iniziato il girone di ritorno. Potrebbe nascere una bella striscia da qui, proseguendo, visto che in queste prime 4 giornate 3 partite saranno comunque in casa. Sì, fondamentalmente in questo periodo possiamo bilanciare ciò che il girone d'andata, il calendario ci ha tolto nel girone d'andata, che è il 3 aspetti consecutivi. Ma sta tutto a noi, sicuramente non dobbiamo farci trovare impreparati. È vero che abbiamo la striscia di 2 partite in casa consecutive, ma è anche vero che non arriviamo al top della condizione per quanto riguarda il roster. Te l'ho detto già prima, sono partite impegnative, la classifica del campionato dimostra un equilibrio fino a qui, tranne Agropoli che le ha vinte tutte, poi dopo c'è il grande equilibrio, ogni partita è una storia a sé e noi sicuramente sappiamo che se giochiamo a questo livello possiamo portare a casa quantomeno le partite in casa. Fuori casa saranno coste come sono state fino ad oggi, la speranza è che riusciamo anche lì a fare qualche punto. Grazie a Coach Ricciardi. Grazie a te.